Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Ci parliamo di Thailandia. Volevo parlare con voi oggi di quale polizza ho deciso di stipulare per il mio viaggio in Thailandia, che sarà nei primi giorni di settembre. Ne abbiamo parlato qualche volta sul canale nelle scorse settimane. Oggi appunto andiamo a vedere nel dettaglio quale ho scelto e quali sono le principali caratteristiche appunto che ho trovato in questo prodotto assicurativo che mi hanno convinto poi ad acquistarlo. Questo è il portale di MrBrakan.com dal quale si possono trovare dei confronti di assicurazioni utili per viaggi, ad esempio in Thailandia. Ovviamente è un sito straniero in inglese, quindi devi avere una certa confidenza con l'inglese, altrimenti ci sono sicuramente anche altri prodotti italiani a quali puoi affidarti per il discorso appunto dell'assicurazione per il tuo viaggio in Thailandia. Ricordiamo che in questo momento l'assicurazione per il viaggio in Thailandia non è obbligatoria, anche se io l'ho sempre fatta e la consiglio perché comunque i rischi sono molto maggiori rispetto al costo che vi viene chiesto per appunto acquistarla. E adesso andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Come sempre, ragazzi, quella che vedete a schermo in questo momento è la mia playlist Thailandia del mio canale YouTube. Tanti video aggiornati sul tema Thailandia. Se ti piacciono i contenuti, ovviamente il consiglio è quello di iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale, e ti chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Come sempre, ragazzi, ora sigla e poi cominciamo. La prima notizia di oggi, prima di vedere il discorso dell'assicurazione, è quella che in Thailandia è stata condotta una ricerca, una survey, una ricerca di mercato, se vogliamo, un'intervista, chiamatela un po' come volete, e insomma, per capire quanto la gente è preoccupata per questo vaiolo delle scimmie. Sapete che ci sono stati alcuni casi in Thailandia. Il risultato è interessante perché insomma è stato chiesto se sono preoccupati appunto da questi scoperti di casi. Il 54% si dice diciamo preoccupato, il 27% non particolarmente, il 14% molto preoccupato, quindi sarebbe quasi un 70% di gente che comunque sta seguendo la vicenda di questo vaiolo delle scimmie. Ripeto, situazione ancora ampiamente sotto controllo, però è interessante capire come comunque l'opinione pubblica sia attenta su questo fronte. Sappiamo che anche i controlli poi agli aeroporti sono stati rafforzati. Vedremo poi quello che succederà. Ripeto, in questo momento la situazione è ampiamente sotto controllo, non c'è nessuna tipologia di problematica. Vedremo poi se verrà anche indetta una campagna vaccinale almeno per le categorie più così deboli per quanto riguarda questo vaiolo delle scimmie. Per quanto riguarda invece l'assicurazione, che è il tema della giornata, questo è il sito appunto al quale potete accedere. Fate Health COVID Insurance, questo tasto, compilate con tutte le vostre informazioni. Ovviamente noi mettiamo Italia, siamo italiani, quindi compiliamo anche qui. Ovviamente poi mettete la durata del vostro viaggio, quando partite, la vostra data di nascita, e ovviamente arriverete poi a questa pagina. In questo momento le offerte che vengono ritenute migliori sono le due compagnie, Allianz e Tune. Io ho deciso, alla fine, facendo qualche valutazione, ho deciso di acquistare Allianz, quindi comprerò Allianz per quanto riguarda la mia polizza. Vedete che fra le varie garanzie c'è tutto il dettaglio, ovviamente vi consiglio di guardarlo se volete acquistare. Ad esempio, Allianz è quella che copre anche il discorso degli incidenti con il motorino. Di solito io, ad esempio, non guido il motorino, però in questo momento preferisco prenderla, anche perché comunque il prezzo è molto buono. Ci sono poi tutti i confronti, insomma, il beneficio massimo, insomma tutte le coperture. Vedete che Allianz ad esempio ha una copertura massima su tutte queste franchigie e non ha limiti, cosa che invece ha Tune in questo momento. C'è anche un'assicurazione sul bagaglio di circa 40.000 baht, sono circa 1.000 euro. Ovviamente poi da qui potete accedere e vedere ogni singolo dettaglio. Premessa: non ho nessun interesse da parte della compagnia della quale sto parlando, di Allianz, di promuovere questo prodotto. Come sempre faccio le mie valutazioni in maniera libera, in maniera distaccata, sulla base dei dati, di quello che vedo, in base ovviamente alle mie valutazioni.
Quindi insomma, questo è il discorso. Ripeto, qui ci sono veramente tutti i dettagli. Potete, insomma, se l'acquistate poi dovete ovviamente leggere tutto. Qui c'è il modulo poi per confermare l'acquisto, molto semplice, insomma, compilate con tutti i vostri dati. Da qui poi fate la conferma con la carta di credito. Potete pagare anche con PayPal se non sbaglio, e a quel punto poi vi viene mandato di fatto il PDF con la polizza che valida dalle date che avete inserito, come vedete nel mio caso qui sulla sinistra. Vedete, start date 8 settembre, 7 ottobre, io ho fatto per un mese e poi insomma vedremo ancora. Poi cosa ci darà per quanto riguarda la durata del viaggio. Direi quindi che per quanto riguarda poi la valutazione complessiva va fatta anche sul fatto che il prezzo è comunque molto buono, perché in questo momento costa comunque 200 baht in meno rispetto a questa della T1. Ovviamente non è una valutazione fatta sul costo, perché come dicevo sono soldi comunque ben spesi. Se andiamo a vedere poi il full coverage, vediamo ovviamente che ci sono anche cure dentistiche, poi in base a dentista se avete un incidente, insomma anche qui molto molto dettagli. Ad esempio, se avete bisogno di tornare in Italia per motivi familiari, c'è anche il costo del biglietto già incluso. Insomma, mi sembra che sia un prodotto veramente molto molto buono. Quindi abbiamo già parlato appunto del discorso dell'assicurazione sul bagaglio. Ovviamente, ragazzi, come sempre, fatemi sapere intanto cosa ne pensate di questo prodotto. Fatemi sapere anche se anche voi avete acquistato un prodotto assicurativo per il vostro viaggio in Thailandia, se sì quale. Molti di voi in questo momento sono in Thailandia perché molti andavano appunto ad agosto. Scrivetemi qui sotto nel commento quale avete acquistato e come vi state trovando, se appunto l'avete dovuta utilizzare magari per motivi non gravi. Scrivetemelo qui sotto nei commenti come sempre. Come sempre, ragazzi, intanto grazie per aver visto il video fino adesso. Come sempre, se il canale vi piace, iscrivetevi al canale, lasciate anche un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Questa, vi ricordo, è la playlist Thailand del canale YouTube, tanti video sempre aggiornati. Ci sentiamo quindi nelle prossime giornate con nuovi video, nuovi aggiornamenti. Un abbraccio dal canale, ciao ciao ciao.